È finta questa casa, così poco simile allo stato d'animo che ho adesso. Vorrei che improvvisamente tutti i quadri si staccassero dalle pareti, che dalle finestre entrasse un freddo gelido e agghiacciante, che gli ululati dei cani prendessero il posto dei canti dei grilli. Voglio amore, diario. Voglio sentire il mio cuore sciogliersi e voglio vedere le stalattiti del mio ghiaccio spezzarsi e affondare nel fiume della passione, della bellezza. Josephine Jolle, che anno pieno di riconoscimenti è stato l'ultimo? È uscito Anestesia, il tuo graphic novel, hai avuto copertine, articoli, sei considerata un influencer nei temi dell'inclusione e della tolleranza. Come ti senti? Sicuramente quest'anno ho segnato una serie di traguardi importanti e mi dispiace anche per il tipo di anno che è stato, perché comunque il 2020 sicuramente è stato tragico per tantissime persone. Per me in questo senso il 2020 è stato incredibile, lo dico con il massimo rispetto per chiunque, per tutta la situazione. Sognavi di fare la fumettista, oggi che ci sei riuscita, raccontami com'è nato questo sogno. Racconto spesso questo aneddoto di mia mamma che portava me e i miei fratelli in chiesa. Ci sedevamo a terra per usare le panche come scrivanie e disegnavamo delle fiabe tipo Cenerentola, Pelle d'Asino, Hansel e Gretel, Pollicina. Inventavamo delle storie in cui c'erano anche delle intersezioni tra le varie principesse. Credo che quello sia stato abbastanza formativo. Sì, la chiesa con le fiabe. A chi ti segue sui social, non hai mai nascosto il tuo grande amore per una favola, Pelle d'Asino di Perrault? Come mai? Molto spesso ci immaginiamo le protagoniste delle fiabe come una sorta di educazione quasi morale, cioè non sono sicura che la morale di tutte le fiabe mi appartenga, però se le leggiamo come una storia di rivalsa, pur mascherandosi, sporcandosi il viso, viene comunque riconosciuta come quella principessa che è scappata dai suoi problemi e che poi alla fine ha un momento di rivalsa rispetto al disagio che ha vissuto, per me quello è il messaggio cardine di quella fiaba lì. Ovunque ti metti, puoi sporcarti, mascherarti, eccetera, la tua vera essenza verrà fuori. L'altro animale che ritorna nel tuo immaginario è l'elefantino. L'elefante è poi anche il simbolo di Catania. Dumbo è anche il film preferito mio e di mia madre, perché in effetti il rapporto madre-figlio è descritto molto bene, ma soprattutto anche per il fatto di una madre che riconosce nella sua creatura una diversità e che non vuole che gli altri la giudichino per questo. Secondo me essere genitori deve essere un gran casino, deve essere pazzesco, specie per mia madre che ne ha viste, gliene ho fatte vedere di cotte, di crude. P, la mia adolescenza trans, è il graphic novel nel quale racconti la tua storia e il tuo percorso di transizione. Se ti guardi indietro, che adolescente sei stata? Un'adolescente libera, ma a quale prezzo? Di fare tutto, sicuramente. Però mi rendo conto anche che nella mia crescita ci sia stato un grosso buco che ha risucchiato tutto e che non mi ha lasciata vivere. Non avevo controllo. Non parlerei né di colpa né di libertà, forse addirittura solo di adolescenza, direi che adolescente eri, adolescente. Tra l'altro c'è questa concezione di cercare sempre di fasciarsi per non soffrire troppo. Il fatto è che a un certo punto credo che io quasi cercavo invece di spezzarmi e di rompermi perché in quel modo lì, cioè, riuscivo a far capire al resto del mondo: guardate, io me la sono goduta in qualche modo, cioè non ho bisogno di restituirvi questo organismo bello e pronto come mi è stato dato in mano. Se avessi letto fumetti brutti sarei stata un'adolescente diversa, hai detto. C'è stato qualche libro che ti ha aiutato a crescere, a vivere la tua adolescenza? Io non ero una accanitissima lettrice di libri, tant'è che i libri che ricordo di aver letto durante l'adolescenza sono stati ad esempio Il Calice di Fuoco, il primo che ho proprio bruciato, che l'ho completato immediatamente. Quindi Harry Potter anche tu. Esatto, però in realtà ho letto tantissime volte Alice di Carroll e credo tre volte senza averlo nemmeno mai capito Lolita di Nabokov. Poi l'ho recuperato quando ero più grande e si pensa sempre, molto spesso anche erroneamente, che sia una storia d'amore anche malato. Per me è proprio invece il discorso di un punto di vista, in questo caso maschile, su come vengono guardate le ragazzine. Io penso che Lolita sia uno di quei libri che andrebbe letto a scuola con un insegnante che ti spiega anche di pari passo quali sono le tematiche, il perché sia importante riconoscere quel tipo di sguardo negli adulti e cosa fare altrimenti.
questo senso mi viene in mente anche un libro che mi ha colpito e formata, soprattutto anche perché lei, la scrittrice, è catanese come me. 100 colpi di spazzo prima di andare a dormire. E io all'inizio avevo visto il film perché se ne parlava tanto quando è scoppiato il caso e non riuscivo a capire il perché fosse così importante. Perché la potenza di quel libro secondo me sta proprio nel fatto che ci fosse e ci sia ancora oggi un grosso tabù sul piacere femminile, sul suo controllo, perché se tu sei una donna che prova piacere allora non vai bene per un determinato tipo di società. L'importanza di quel libro lì è stato che una ragazza parlasse così semplicemente di quella che era la sua masturbazione. E quando smetti di parlare di qualcosa, quella cosa diventa un pericolo. Con la Gen Z siamo per la prima volta di fronte a una generazione che rivendica di essere chi vuole essere. Questi ragazzi che ti seguono sui social, di cosa ti parlano? Mi dicono quello che avrei voluto dire io a qualcun altro. Pubblicai questo fumetto su Bologna dove dicevo che facevo questo ditalino dopo essermi svegliata e la serie di critiche e commenti, ma soprattutto da amici maschi che ho ricevuto per aver pubblicato un fumetto del genere dicendomi sei sicura di quello che stai facendo, ha fatto pensare che forse c'era bisogno ancora oggi di una donna che parlasse del proprio piacere. Tu avevi dei punti di riferimento dal punto di vista grafico, dei fumettisti ai quali volevi somigliare? Ma indubbiamente sono cresciuta con i Peanuts. Poi Valentina di Crepax mi ha veramente letto di nascosto ai miei, nemmeno me lo compravo, figurati. E poi Spider-Man. E poi l'empatia che ho provato con la sua fidanzata quando lui la chiama la ragazza e la porta accanto. E tant'è che è il mio nick per dovunque. E mi viene in mente anche una cosa buffissima che io vidi da piccolissima, il giardino delle vergini suicide, con Kirsten Dust che faceva un'altra adolescente cis in cui mi sono riconosciuta per tantissimi motivi, per il non sentirmi compresa, l'essere comunque vista come una persona che non veniva capita. E tra i libri classici, storie che parlano di riscatto, di consapevolezza. Ti dico Il Conte di Montecristo, perché lo chiamai mattone perché era inserito tra i 12 libri d'esame in Accademia a Catania. Lo aprii così perché ho detto, vabbè, lo devo fare per forza. L'ho finito in 2 giorni, con le lacrime agli occhi, più che di vendetta, proprio una storia di, anche quella di scoperta, non solo dell'identità, ma anche dell'amore di rivalsa. Parlami di un libro che hai letto di recente. La più amata, di Teresa Ciabatti. Perché è proprio un richiamo a tutta una serie di sensazioni che riguardano la fame d'amore che mi interessano. E anche Sembrava bellezza, che è uscito davvero recentemente, sì. Io l'ho trovato incredibile anche perché soprattutto parla di adolescenza e scoperte dell'identità, i traumi, anche la delicatezza o l'ironia con cui vengono trattati. Riesce a capire che probabilmente gli adulti non sono altro che adolescenti mascherati. Ma perché ti chiami Fumetti Brutti? Perché sono sicura che che non siano brutti e che se ti fermi al nome non c'è bisogno che tu legga o scopra quello che ho da dire. Cioè, penso che sia il primo passo per la sconfitta dei pregiudizi e partire anche dalle parole che usiamo. Te l'ho chiesto alla fine, quindi va bene.